partiamo subito col sì. Bologna, primo tempo appannaggio del Bologna, molto perché? Appannaggio. No, primo tiro di Sansone a far fatti 15-16 oggi. Centrale, ma se ne fa una bella parata. Sì, migliore in campo oggi. Migliore in campo, sì, sì. Qui diciamo a tu per tu, la bella sponda dell'attaccante del Bologna, qui, ancora Soriano, sì, fortunatamente, un po' sarà mangiato, però bella parata, cioè, oggi ha parato. Sì. Qui invece complimenti a Fazio che lascia la palla, perché il portiere deve sapere alza le mani lui, sì. Lui alza le mani. Fa un doppio miracolo. Assolutamente. Di Francesco è una brava persona. Allora, sì. Sta calma. Sì. Qui al 45esimo del primo tempo. La traversa che ancora sta tremando. Sì, Ma che culo, che culo smodato. Sponda la traversa . E fortunatamente finisce il primo tempo perché ancora fa mattino a porta. Giusto, no? Sansone e tutti i finistei. Sì, fortunatamente dopo 10 minuti cambia un po' allenatore, cambia da Roma. Prende come su... allenatore, cambia il modulo. No, no, è stato un calcio regolare, li mortacci su. Prendiamo rigore, quel Sharawi che fa pinball. Sì, ma questo è il pallonettissimo. Gol, decolo. Gol, roba. C'hai in grande piede, c'hai. Dice, ma fortunatamente un pochino. Ogni tanto, sì, dai. Sì. Qui ancora Soriano che oggi era un po'. Sansone che era un po' indemoniata. Un bel tiro di Poli. È ancora Olsen è miracoloso oggi, guarda. Sì, stava in partita. Ha parato un pochetto. Un pochetto, sì. Abbastanza. Incursione. Sì, e Sharawi per Zaniolo. Zaniolo qui fa una gran parata. Sì. Segnava un ennesimo gol il bel Zaniolo. Sì. Ha aspettato il momento giusto per tirare. Alto, l'angolo, De Rossi, spizza, Fazio, gol. Sì, sul calcio d'angolo dove si procura Zaniolo. Gloria in Excelsis Deo! Allora facciamo il 2-0 ottimo, con Fazio. Ottimo. E poi sembrava una serata tranquilla. Tranquilla perché vabbè, è andata bene. Sembra. È andata. Sì. A un quarto d'ora dalla fine. Sì. Però ovviamente che facciamo? Prendiamo il gol. No, questa aspetta. No, questa è parata. No, io stavo a rispondere a te. Sì, non, sì, ovviamente. Nel senso dell'azione. Eccolo qui, il gol di Sansone. Sì. Qui... Ma Maradona... Sì, per me era sempre fuori gioco perché quello davanti a Olsen... Sì, che... Ciao bello! A testa di cazzo! Ti pare, però sta sempre... Questo si fa tutta l'area di rigore. Sì, come... se rivediamo, quello, cioè, la guarda, palla gli passa davanti... No, a me mi sta bene, però chi lo... perché non hanno fermato? Sì, è sempre fuori gioco. Dai, su. Vabbè, quello che ti pare. E però... l'arbitro non lo dà. Però se fischia, finisce la partita. Fortunatamente è stato a piano il culo. Niente, due di passaggio. Allora, salve a tutti. Salve. Siamo tornati dopo gli Arights. Sì. Bene. Belli, eh. Ci questa pallonate. Beh. Oggi. Bella sofferenza. Sì. No, io voglio capire una cosa. Sì. Ma a Zaniolo perché non gli fischiano i falli? Sì. Sì, vabbè, qualcosa diciamo che l'arbitro un pochino ritardato c'era, specialmente su Zaniolo. La Madonna! Vabbè, ho capito. No. C'era un fallo al limite dell'aria su Zaniolo, erano due, gli hanno menato. Io mi dissocio. Cosa se prendo pardo? Non si dicono queste parole. Se prendo pardo, ne parliamo di una sera apposta. Oggi sta nervoso per ragazzo. Nervoso. Due cavo mille doppie. Parliamo della partita. Diciamo, un primo tempo pessimo tra Roma, ma proprio pessimo. Perché loro hanno corso come i cavalli. Perché ci sono venuti a prendere dentro da Olsen quasi. Quindi hanno prestato anche Olsen. Hanno fatto la partita loro. Ormai quasi tutti giocano così contro la Roma. Perché sanno che se gioca così contro la Roma. Sì, è vero. Quindi ci hanno messo in difficoltà. Si mette così sotto. Sì, è vero. Però, come ti ho detto al 25esimo del primo tempo. Tra in privato che ti ho detto le cambia modulo immediatamente esatto. E lui ovviamente l'ha fatto secondo tempo un po' meglio perché loro ci hanno avuto due occasioni nel secondo tempo oltre al gol un'altra occasione dove sempre Olsen ha parato però la Roma ha giochicchiato un po' meglio è vero che ha fatto il gol i due gol con 10 minuti sì tutte e due su palla inattiva sul primo oppure il secondo però il secondo viene dall'azione che Zaniolo si smarca a Sharawi, Zaniolo la dà in profondità a Sharawi su Zaniolo tira fa il miracolo Skolupski e dal bene il calcio d'angolo e viene il gol ma sempre allora, palla nativa sì, però è stato il miracolo vabbè, un attimino prima però la Roma a suo tempo un pochino sì, se lui faceva il miracolo la dava a un compagno suo due gol non lo facevi quindi sono due gol su palla inattiva sì. È utile se stiamo girando ripeto sempre che però oltre in più segnano una partita dove hanno segnato due difensori forti. Ripeto sempre che il gol del Bologna comunque nessun arbitro era fuori gioco, era fuori gioco, però se votava non si votava che si votava a parte palle no tanto noi dobbiamo soffrire su sì ho capito tanto alzava la bandierina voi siete in termine succedeva quella alzava la bandierina la cosa che volevo dire che comunque sia questa partita era importantissima sì
No, penso perché... almeno i punti sul Lazio-Atalanta. Ecco, abbiamo staccato i tre punti, Atalanta e Lazio. Sì. Saluto Alessio. Ah, la nostra nerdaccia! Sempre, è Marco. Esatto. Ha detto che siamo fortunati. Vabbè. Per non dire qualcos'altro. Vabbè. Capello diceva, aspetti, se vincono pure con la fortuna. Che? No, non si fa. La cacciotta. Una cacciotta? No, te rombo lo culo! Una cacciotta. Ok. E quindi no, beh, era importantissimo vincere questa partita per questi tre punti. Anche perché domenica l'Inter andrà a Firenze con la Fiorentina. Appunto. Il Milan è vero che non ce l'ha facile sulla carta perché c'è l'Empoli in casa. Quindi anche se l'Empoli e Roma vincono, se l'Inter perde punti, ti può presentare a 2 o 3 punti. Cioè, sei lì, alla terza. Ma era poi volendo portato. Anche il Napoli se perde... No. Sì, vabbè, ciao, non scherzare. No, non esageriamo. Perché la Juve sta ancora troppo lontano. Che se era settembre, ottobre. No, scherzo. Quindi è una partita. Vabbè, ci rivediamo. Sabato sera, 20:30. Saluto da Giallo. Da Rosso. Ciao a tutti. Ciao a tutti.